Praticamente il discorso, la notizia che viene data un po' da alcune testate come notizia nuova, non è del tutto notizia nuova, nel senso che in effetti in questi casi bisogna stare ovviamente alle notizie ufficiali, e le notizie ufficiali vengono almeno in parte dalla TEPCO. La TEPCO ovviamente è interessata a dare delle notizie molto riduttive sui rischi. Però è vero che fin dall'inizio, perché all'inizio, già alla fine di marzo, quindi l'incidente, come sappiamo, era del 12 marzo, 11 marzo, ma già 25-26 di marzo, le notizie sul fatto che ci fosse una fusione almeno parziale nei reattori 1, 2 e 3, non solo nell'1, erano emerse, e in effetti la stessa TEPCO l'aveva detto tra le righe in parte. Del primo si sapeva che c'era stata immediatamente l'esplosione legata all'idrogeno, ma anche del terzo era stata detto. Del secondo era stato detto che c'era stato un aumento di pressione, una riduzione poi successiva, ma tutti e tre i reattori erano stati abbondantemente innaffiati con acqua di mare già alla fine di marzo. L'acqua di mare, come tutti sappiamo, danneggia notevolmente le strutture, quindi era, come dire, un procedimento urgente legato a un inizio di fusione, per cui non è che sia una notizia del tutto nuova. Loro sostengono, tra l'altro, che a questo punto la situazione, proprio una notizia è stata data l'altro ieri, sarebbe invece abbastanza sotto controllo. Rimane il dato, però, che loro stessi, ancora una volta dal 27 marzo, hanno cominciato ad avvertire che le acque degli oceani, dell'Oceano Pacifico, nella zona delle centrali presentava un aumento significativo di radionuclidi, quindi che ci siano stati degli sversamenti anche ovviamente. Come procedure di urgenza, questo loro lo ammettono dal 30 di marzo. I livelli di radioattività dell'acqua nella zona erano saliti da 1.200 a 3.000, a 4.000 volte, sia per lo iodio che per il cesio. E per di più, proprio qualche giorno fa, io ho visto il grafico, è vero che è calata la quantità, diciamo la densità di questi radioisotopi nelle acque, però c'è ancora parecchio cesio, e il cesio, come abbiamo detto nelle interviste precedenti, è forse il problema maggiore in questi casi, perché si concentra molto nei muscoli, quindi nelle catene alimentari, dura molto più a lungo, perché dura decenni, e quindi chiaramente bisognerà capire nei prossimi mesi. Beh, questa è una bella domanda ed è una domanda complessa. In parte, in piccola parte, avevo già risposto in una delle precedenti interviste. Allora, il problema vero, reale, è questo. Il modello di esposizione, di valutazione dei rischi, è un modello antico di 50 anni, cioè si continua a valutare la pericolosità della situazione sulla base di un modello, prima di tutto, disegnato dai fisici e non dai biologi e tantomeno dai medici, che tiene conto delle cosiddette dose, della cosiddetta dose totale assorbita, e che valuta, ma in maniera assolutamente teorica, a tavolino, i rischi come legati direttamente, in modo proporzionale alla dose totale. Questo è assolutamente in astratto, non ha niente a che vedere con quello che realmente succede. La pericolosità di queste situazioni, soprattutto degli incidenti, e poi al limite possiamo ridire qualcosa su quello che veramente è successo a Chernobyl, non è legato alla quantità massiva di radiazioni emesse immediatamente, che colpisce tutto sommato una parte limitata di popolazione direttamente esposta, è proprio legata alle piccole quantità quotidiane che vengono assorbite da migliaia e poi via via, se è vero come stiamo dicendo che i radioisotopi passano nelle catene alimentari, da milioni di persone. Per di più, questo tipo di assunzione per via alimentare significa un assorbimento per via interna. Le cellule vengono esposte per anni o decenni a piccole quantità quotidiane di radioisotopi e quindi di radioattività. Nei bambini soprattutto, ma in generale nei soggetti, diciamo, in via di sviluppo, quindi dove gli organi e i tessuti si stanno formando, la tossicità è ancora maggiore. Il fatto che aumentino queste soglie arbitrariamente, proprio per permettere
che la situazione non venga paralizzata. È un'esperienza purtroppo non del tutto inusuale, perché perfino in Italia ultimamente col benzopirene, pensando a situazioni come Taranto, hanno fatto la stessa cosa. Poi c'è stata una presa, una levata di scudi, però di fatto anche qui si fanno queste cose. Con l'atrazina è successa la stessa cosa. Quando vedono che una sostanza tossica diventa diffusa, anziché dire la riduciamo, tendono a fare questa follia di alzare i livelli di soglia di pericolosità. Perfino con le centraline nelle nostre città lo fanno, cioè anziché dire l'Europa chiede una diminuzione progressiva del particolato fine e soprattutto dell'ultrafine che neanche viene preso in considerazione, le cosiddette autorità locali fanno il contrario, cioè tendono a elevare le soglie per lasciare tutto com'è, ma questo essenzialmente è per una questione di incoscienza e di inconsapevolezza. Sono convinti che tutto sommato i danni non sono così gravi, invece come dicevamo prima, per esempio sui bambini e ancora di più sull'embrione e sul feto, queste piccole quantità quotidiane interferiscono sulla programmazione addirittura dei tessuti. Per questo dopo questi incidenti, ma in generale anche attorno alle centrali, gli studi che hanno dimostrato l'aumento delle leucemie attorno alle centrali, anche in quel caso non è importante l'esposizione diretta dei bambini a dosi massive, come si continua a pensare, e come continuano le istituzioni a rassicurare, dicendo beh, l'esposizione a dosi piccolissime. Ma le dosi piccolissime, quotidiane, soprattutto per via interna, sono proprio quelle più pericolose. Siamo sempre lì, è tutto fatto per ora, attualmente, sulla base di dati tutto sommato attendibili fino a un certo punto, ma soprattutto su modelli. Cioè, che cosa si fa in questi casi? Si cerca di fare un modello attendibile di diffusione delle sostanze tossiche. Ovviamente il Pacifico è immenso. Allora, l'idea è, tutto sommato, si avrà nel giro dei prossimi mesi, se si riesce veramente a fermare del tutto questa fuoriuscita, una tale diluzione di queste sostanze che tutto sommato le catene alimentari sì, verranno interessate nei dintorni del Giappone, ma come dicevamo già l'altra volta, il plancton che viene ad assorbire queste sostanze significa nutrizione di pesci, biomagnificazione nelle catene alimentari, quindi comunque non va ridotto l'allarme. Che venga addirittura inquinato l'intero Oceano Pacifico e quindi l'Atlantico e il Mediterraneo, attualmente a me sembra, come dire, un allarme un po' eccessivo. Però appunto tutto dipende da quanto dura l'emissione, la diffusione e quindi la capacità di diluzione da parte degli oceani. Sarà da vedere, speriamo di avere la possibilità di ragionare su dati attendibili, perché come dicevamo già le altre volte, è un po' paradossale, ma insomma noi dobbiamo ragionare sui dati che vengono dati dalla TEPCO, che sono dati ovviamente di fatto inevitabilmente riduttivi, non si può neanche pensare, e che sarebbe invece importante che le agenzie internazionali dessero dei dati ufficiali, invece c'è un silenzio stampa abbastanza assordante, insomma. Rivedendo tutti gli studi epidemiologici a partire da Hiroshima e poi soprattutto proprio su Chernobyl, la quantità di patologie che realmente è stata prodotta direttamente dall'esposizione, quindi sulle popolazioni che vivevano in Ucraina, in Bielorussia e nei paesi limitrofi, e soprattutto via via che la nube è stata studiata più a fondo per quanto concerne gli effetti della deposizione in particolare del cesio nelle catene alimentari, guarda che già anche in Europa, perfino non solo nei paesi vicini, per esempio in Grecia, dove tutto sommato si poteva aspettare, ma addirittura in Scozia è stato verificato che c'è un aumento abbastanza marcato delle leucemie infantili in proporzione diretta, questa è la cosa importante, al cesio presente nelle catene alimentari. Significa che lì dove è stato trovato un livello alto di cesio, in proporzione sono aumentate le leucemie infantili. Inoltre, e questo è il dato
assolutamente noto ormai da 20 anni, mentre questo delle leucemie è venuto fuori negli ultimi 3 anni e adesso stiamo cercando di capire in che misura Chernobyl è stato un ingrediente fondamentale dell'aumento dei tumori infantili che comunque abbiamo in Italia. Abbiamo addirittura un incremento nel primo anno del 3% dei tumori infantili, che in 15 anni, 20 anni significa un aumento veramente significativo. In più, dicevo, c'è per esempio il problema della tiroide, perché noi anche quella volta abbiamo cercato, 86, quindi 25 anni fa, di avere i dati sicuri sulle emissioni e sulla diffusione dello iodio 131, non abbiamo potuto fare nulla perché i dati si sono saputi dopo anni, cioè i dati ufficiali non arrivavano. Erano state fatte delle verifiche in Italia che ci fosse un aumento di iodio 131, si sapeva, ma insomma, se si fosse potuto sapere in tempo, in maniera continua, avremmo potuto, per esempio, dare iodio preventivo ai nostri pazienti e secondo me si sarebbero ridotti i danni. E invece c'è stato un aumento veramente notevole di patologie tiroidee in tutta Europa e nelle zone più vicine, diciamo, all'incidente c'è stato un aumento veramente notevole, centinaia di volte, del carcinoma tiroideo infantile, che è un tumore raro che colpisce la tiroide perché proprio lo iodio 131 si fissa sulla ghiandola e praticamente produce una proliferazione cellulare neoplastica, e questi sono dati assolutamente sicuri.